Ciao, oggi ti mostro come preparare il fiore di pan brioche con lievito madre e marmellata senza burro e uova. Dopo aver rinfrescato la pasta madre e averla fatta riposare a temperatura ambiente per 3-4 ore, la verso all'interno del frullatore con il latte tiepido, l'olio, il miele e lo zucchero di canna. Frullo fino a che il lievito non si sarà completamente sciolto. Incorporo poco a poco metà delle farine. Trasferisco il composto in una ciotola. Aggiungo la restante farina e mescolo prima con un cucchiaio e poi con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo che copro con la pellicola trasparente, gli asciugamani e lascio lievitare in dispensa per tutta la notte. Ecco come si presenta dopo la lievitazione. Ricavo 4 palline delle stesse dimensioni e le adagio su un foglio di carta forno. Adesso con ogni pallina ricavo un disco, stendendole con il mattarello tra due foglie di carta forno, verso la marmellata e la distribuisco uniformemente lasciando liberi i bordi. Copro con l'altro disco e di nuovo con la marmellata. Procedo in questo modo fino ad arrivare al quarto disco che non ricopro con la marmellata, bensì con una tazzina. Pratico una croce, poi taglio ogni spicchio a metà e poi in due fino ad ottenere 16 spicchi. Tolgo la tazzina e arrotolo su se stessi i lembi di pasta, verso destra e l'altro verso sinistra, e poi li unisco formando un unico petalo. In questo modo trasferisco sulla base di una tortiera di 28 cm, cerniera apribile, e copro nuovamente con la pellicola e asciugamani e faccio lievitare per 2-3 ore in dispensa. Dopodiché spennello la superficie con il latte tiepido e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi con all'interno una ciotola con dell'acqua per 30 minuti. Ed eccolo pronto, non è una meraviglia? Sono molto soddisfatta del risultato. E poi, per verificare la morbidezza della brioche, ne ho tagliato una fettina. Vuoi favorire?